Ciao, questa settimana Power Pizza in pausa. Ma chi non è mai in pausa sono gli anziani. Quindi mettetevi comodi, recuperate la tisana drenante e i medicinali e preparatevi a vivere delle indimenticabili avventure insieme a dei pensionati d'eccezione. Attenzione, la puntata può essere fruita anche audio, ma mai come oggi vi consigliamo di guardarla nel televisore. Buon ascolto, buona visione e che i cateteri siano con voi. Questo qua sta registrando, io non ho mai visto quanto può registrare, ma in teoria questo può registrare tutto il giorno, quindi... Di batteria? Di batteria, ma anche di proprio di... cioè... Quanta memoria c'è? Tutta, una SD intera, 150... 150 giga, ci stavo arrivando! 150 giga? Sì. L'unica SD sarà 128. 128, ok. Ho detto una cifra, regà. Tutta. Non è che tipo posso sempre aspettare. Ai miei tempi comunque, le SD, esatto, le facevano di 100, anche 151 se ne volevi. Allora. E facevo fare dal mio falegname. Allora, stiamo cominciando? Benvenute e benvenuti in questo episodio. Forse dovrei chiudere la finestra. Allora, no. Mi sto distraendo con cose. Se ti distrai, chiudiamola immediatamente. No. Gira un po' adesso... d'aria. Lascia aperto. Okay. Poi se inizia a diluviare, la chiudiamo, voglio dire. Ma non sta neanche piovendo. Sì, ho detto sì, se inizia a diluviare. Ai miei tempi, ogni pomeriggio, allora, dicevo, benvenute e benvenuti, allora, al primo episodio di Nick, Lorro e Sio. Gianni, che giocano live ai giochi di ruolo. Lo chiamiamo PGDR, Pizza Gioco di Ruolo. È il nome! Wow! Il 50% delle cose che improvviso non funzionano. E cioè, sei stato anche generoso. Esatto, il 50% l'ha deciso lui, togliendo quelle che si è dimenticato. Allora, PGDR... No, vabbè, andiamo avanti. Io è tutto il giorno che cerco di spiegarvi almeno di massimo come funziona questo gioco. Ma non ci interessa. Vi deve interessare, ci dobbiamo giocare. Ma il discorso... Ho detto, Lorro ti ascolterò solo quando staremo registrando per le pizzette che ci danno dei soldi. Grazie di questa puntata. State urlando tutte e due tantissimo, non ce n'è bisogno. E io urlo così quando registro. No, non serve farlo. Anche perché, esatto, eravamo naturali fino a un minuto prima di iniziare a registrare. Il problema, stai zitto, il problema, come dicevo poc'anzi, è che allora stiamo giocando a questo gioco che è Green Oaks. Stavo guardando se aveva un sottotitolo. No, non ce l'ha. La vostra nuova casa è un gioco sugli anziani che vivono in una casa di riposo. Questa sarà l'unica parte out of character di tutta la giornata, perché poi vi dovrete cavare voi nei panni di un anziano. E io sono un narratore, ma sì, comunque sarò anziano anch'io. Tu devi parlare dei canni del narratore. Cioè, quello che hai detto. Il problema è che, tipo, non ci abbiamo mai giocato e soprattutto io non ho mai masterato una partita di questa cosa. Hai mai masterato qualcosa di GDR in generale, mai nella vita? Nick, hai mai masterato qualcosa di GDR? Sì. Sì, io no. Io una volta ho giocato a D&D e alla finale ho ucciso il mio compagno di squadra. Esatto. Con un 20. Allora, la cosa positiva è che questo gioco sembra creato per noi. Sembra veramente che sia creato per noi, perché essendo che è un gioco sugli anziani, cioè è previsto che le persone sbaglino delle cose, dimentichino delle cose e in teoria può tutto confluire nel flow naturale della partita. Giustissimo. Questa è la teoria, poi riusciremo effettivamente a cavare qualcosa da questa... Sì! Non lo so, spero. Cosa direbbe un anziano? Ai miei tempi... Vedremo, perché... Giustamente. Quello che vi posso dire è che, essendo un gioco da anziani, non ci sono dadi. È un gioco di ruolo, ma non ci sono dadi in questo gioco. Perché i dadi sono una roba da giovinastri e non ci interessa. Sono stati inventati molto dopo gli anziani, i dadi. Enter carte da briscola. Letteralmente un gioco di ruolo basato sulle carte da briscola. Quindi, prima ancora di iniziare, io ti chiederei, visto poi ovviamente le estrarrò io, ma visto che l'hai già in mano, ti chiedo di estrarne una e di metterla a faccia in su in mezzo al tavolo. Molto bene. Nick, taglia il mazzo. Non c'era veramente bisogno di questa cosa, però ok. Grazie. Poi letteralmente... Aspetta. La No! Non devi urlare, Dio santo. Allora, perché è lo stemma della famiglia di quel tipo. Ma è un asso, io non conosco le carte da briscola. No, è l'unica che non è una carta da briscola, scusate, era Destiny, allora via questa carta. Briscola,
Bastoni! Da cos'è che si capisce? Dal bastone che hai in mano. Hai effettivamente un enorme bastone in mano, ok. La briscola sarà allora, bastoni la durante briscola... questa partita, non di briscola. Esatto, questa possiamo anche dimenticarcela, sappiamo che... Allora, praticamente questo gioco, cioè, da quello che ho capito, è basato su un sistema che si chiama cantiere. Allora, cantiere sembra prego, una cosa... fate così, tutte le volte che si dice cantiere. Umarell mode engaged. Allora, sai che ho conosciuto il tizio dell'Umarell? In che senso? Un umarello. Te l'ho raccolto un'altra volta. Wow, siamo veramente già in modalità anziale, ok. Cantiere sembra una cosa a caso, ma in realtà è un acronimo che descrive lo scorrimento della partita. Guarda, perché... mio nipote è un agronomo. Cioè, è quella roba dei segni zodiacali? Ah, non dirlo a me, dirlo a mio nipote. Allora, cantiere sta per creare la storia. Sarà la prima cosa che dovremo fare. Anziani. Narrare i pettegolezzi. Testare i pettegolezzi, introduzione, perché giustamente... Però dopo... Sì, infatti i cazzi tuoi, espandere la trama, rivali ed epilogo. Questo è il sistema cantiere. È un allora, sistema che mi piace. È un acronimo molto bello, con i punti un po' mescolati tra di loro. Posso serviva che componessero cantiere, abbi pazienza. Io quando faccio degli acronimi o degli agronomi mi impegno molto. Allora... Purtroppo, essendo la prima partita che mastero, ogni tanto dovrò consultare il manuale. Delle cose rimarranno nella puntata, delle altre verranno escluse, taranno il potere dell'editing. Editing! Quindi... Fuck! Allora, creare la storia, appunto, è la prima cosa che dobbiamo fare, perché allora... Che è importante, allora, la storia. Questa è una one-off, in teoria. Okay. Una one-off che potrebbe durare 30 minuti come 30 ore. Non ne ho la più pallida idea. Noi non ci possiamo alzare finché non è finita. Assolutamente. Proprio come gli anziani. Esatto. Non possono alzarsi finché non muoiono. E non vorrebbero neanche farlo, esatto. La cosa che dobbiamo fare, anzi, lo faccio, guarda, Sio. Estrai la prima carta e iniziamo a scegliere i temi che definiranno la nostra avventura. Ok, quanti sono questi temi che devono essere? Tre, quindi dovrei estrarre tre carte e parti dalla prima. Io estraggo la prima carta. Estrai una tu? Due di bastoni, briscola. Allora, due di bastoni. Double bastoni. Allora, in questo caso il fatto che sia briscola non quindi non, stiamo non... sprecando una carta che sarebbe di briscola. Vi faccio scegliere, sì, vabbè, non è un problema, poi si rimescola. Ah, ok. È un problema, voglio dire. Io ero già preoccupato. Allora, visto che è la prima one-off che facciamo di Green Oaks, questo è il nome del gioco, non so se l'ho già detto prima. È una one-off. Questa carta indica tre temi. Io ve li dico tutti e tre e voi scegliete quale tema tenere di questa prima carta. Okay. Allora, con i due di bastoni abbiamo personaggi famosi, vita eterna e serial killer. Vita eterna. Pensate che magari è forse la più difficile delle tre da integrare in un'avventura, ma se a voi va bene... O la più facile. O la più facile, vita eterna. Perfetto. Un ottimo tema. Nick, mi serve allora la seconda carta. Shbam! Il sette di spade. Sette? Che hai contato giusto, bravo. Guarda che ho la vita ti sottovaluto sempre. Allora potete scegliere tra... Ve le leggo dall'ultimo al primo perché è ancora meglio. Nazisti. Okay. Finzione e realtà e egizi. Egizi. Senza dubbio. Cioè, vita eterna, egizi, io vedo già un film rouge. È tutto giusto. Aspetta, puoi scegliere tu l'ultima così almeno dai. Allora, non lo sto scegliendo. L'ultima carta è asso uno di spade. Ah, l'asso di spade. L'uno è l'asso. Ah, l'uno è l'asso. C'è anche un serpente allora, di spade. Quando l'asso dicevo di che... serpente. Quando dicevo che non conosco le carte da briscola, non mentivo. Ho pescato l'asso di serpente. La luna nera. I giochi di ruolo sono divertentissimi. Allora, posso dire che abbiamo estratto delle carte eccezionali. Vita eterna. abbiamo nipoti, fine del mondo, elfi. Allora, o nipoti o elfi. Sì, non colleghiamo fine del mondo, egizi, vita eterna. Beh, secondo me vita eterna è già un tema talmente grosso. È già fine del mondo. Nipoti. Già, cioè fare una nipoti. Cosa tipo nipoti. Vai, nipoti. Esatto, molto più che altro bene. Perché vita eterna e fine del mondo sono due cose un pochino più grosse, astratte. Così. Deve esserci qualcosa di un po' più ok, grounded. Concreto, nipoti. Grounded, nipoti. Che porta okay. Verso esatto. Vita eterna. Allora, mio nipote è morto ed è immortale. Abbiamo quindi... è morto in Egitto. Abbiamo i temi della nostra avventura che sono vita eterna, egizi e nipoti. Va bene. Questo gioco è bellissimo. La cosa importante ovviamente è che ci sono dei protagonisti che dovranno giocarlo. Allora io farò un pochino più da narratore, infatti per questo vi tengo il manuale davanti perché non mi ricorderò una fava, ma d'altra parte ci sta perché anche il narratore è super vecchio.
Bisogna definire un attimo voi come anziani. Allora, ogni anziano ha un'ex professione. Giusto. Che è quello che faceva quando era giovane una volta. È una razza. No, non c'è la razza. Ok. In pensione come? Cioè, cosa fate adesso che siete in pensione? Mm-hmm. E un hobby. Quindi queste qua possiamo scegliere se rimescolarle nel mazzo o tenerle già a parte. Le metti in mezzo. Le teniamo lì. No, le rimetti in mezzo. Te lo mescolo. Mescola. Anche la briscola mescola. Anche la briscola mescoliamo. Tanto sappiamo che è bastoni. Sì, basta ricordarsi che la briscola è bastoni. Io me lo scrivo perché ovviamente bastoni. Anche se la briscola di serpenti sarebbe veramente eccezionale, devo dire. E i quattro classici semi della briscola: bastoni, spade, serpenti e mega serpenti. Mega zord. Non c'è bisogno che lo mescoli con super attenzione. Ma potresti anche farti i cazzi tu. Allora, inizio a estrarre qua il mio ruolo. Allora, chi di voi vuole iniziare a creare il proprio vecchio? Io. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo definire per prima cosa la tua ex professione. Ti prego, sì. Allora, abbiamo l'unico... Questo chi è? Fante di bastoni? Sì. O re di bastoni? Come distingo il fante dal re? Abbiamo bastoni, ha una corona in testa. Allora, c'è l'immagine corrispondente. E lo so, ma non è che sono magari disegnati in maniera levemente diversa. Sono veramente uguali. Ma sono le stesse. È perché le carte da briscola ci sono due tipi. Queste e quelle trevigiane. E sono quelle. E io credevo che come le carte da poker, sai, avessero delle estetiche. Stessa andando verso i Pokémon. Siete, vi vedo già in perfetta sintonia. Allora. Mio nipote è in sintonia. Scusa, ex professione, ti prego di scrivere. Ex? Allora, dov'è la ex professione? Creatura mistica. Bam! Non so questo cosa voglia dire, ma riusciremo a dire che vita eterna ai gizi. Io credo che questa cosa degli anziani sia solo un modo di far giocare della gente a un GDR, che poi è una roba completamente diversa. Abbiamo di nuovo il nostro asso di serpenti. Ma come lo mischiate di merda? Allora, adesso che sei in pensione, tu creatura mistica, sei costruttore. Ti diletti a costruire cose. Case. Tipo dei costumi per le creature mistiche. Poi, può essere qualsiasi cosa, magari costruire dei costumi. Non lo definirei costruire, però è anche vero che sei semile. Magari quindi... sono di legno. Mentre ti dico i costumi di legno per serpenti. Se sei una creatura mistica, ci sta che i tuoi costumi siano di legno, ci può stare. Mentre inizio a dire i vari descrittori, appunto, tu puoi già pensare a un soprannome, cioè se c'è qualcosa che ti viene in mente. Solo il soprannome. No, beh, anche il nome e cognome. Comunque, l'ultimo è il due di bastoni. Allora, due di bastoni. E questo decide l'hobby. È perfetto, il tuo hobby è l'haute couture, è l'alta moda. Hai il hobby dell'alta moda. Scrivi alta moda, scrivi alta moda. Non c'è bisogno che tu scriva haute couture. Alta moda andrà benissimo. Tipo il faro, no, come... Fantastico. E tu intanto pensa al tuo nome, cognome e soprannome. Nick ha vinto. Nick ha delle caratteristiche. Un ex creatura mistica, costruttore in pensione con l'olbi dell'alta moda. O anche detta haute couture. Esattamente, queste le teniamo in parte così non ti capitano le stesse. Ma tu intanto la stessa carta di nuovo. E vabbè, le hai mescolate malissimo. Veramente, ma come un lavoro fatto veramente male. Forse sono un mago. Allora, forse sei una creatura mistica. Lo eri. Esatto. Allora, tu intanto creati un'identità. Allora, passando a sì, abbiamo il fante di bastoni. Allora, è un ex spacciatore. Ex spacciatore. Io secondo me so come ci siamo conosciuti. Allora. Me lo spieghi dopo. Sì. Allora, abbiamo un 4 di coppe. Sei in pensione. Wow, che twist incredibile. Sei in pensione come sbirro. È scritto così sul manuale. Poteva essere un momento incredibile in cui sfoggiare un vecchio taglio di pizzetto. Allora, devo dire che hai una verticalità, cioè sei un personaggio veramente sfaccettato perché il tuo hobby è l'anatomia. Anatomia. Oh. Allora, sia chiaro che siete degli anziani, quindi queste cose che vi sto dicendo le potete declinare un po' come starcacchio volete. Mm-hmm. Cioè, nel senso, alta moda potrebbe essere anche una cosa, un hobby che hai, ma in cui non sei veramente competente. No, cioè, nel senso, hai l'hobby dell'alta moda, ma puoi non capirne assolutamente una fava. Esattamente come di anatomia tu ti puoi ritenere un grandissimo esperto, ma puoi non saper distinguere un piede destro da uno sinistro. Ma io sono un esperto. assolutamente sì. Allora, io nel frattempo mescolo le carte. Io direi che è il momento anche di dichiarare le vostre identità. Sì, adesso sì, che io ho avuto meno tempo perché semenatemo. Ma è anche vero che sappiamo che la tua creatività è esplosiva. Quindi, assolutamente. Nel senso, io non vedo l'ora di conoscere le vostre nomi con cui mi dovrò riferire a voi per il resto di questa partita. Nel frattempo sto leggendo gli altri temi a caso. Letteralmente il 5 di coppe è cannibalismo, slime verde, bolscevichi. Questo gioco ha dei temi incredibilissimi. Perfetto.
Cioè, il bello è perché li potremmo anche integrare con cose che scegliamo noi, ma sono talmente belli già quelli tipo di default. Cioè. Il soprannome è un casino. Tu hai già scritto una cosa che non dovevi scrivere. Cioè, il circolo, chi ti ha detto di scrivere il circolo? Ragione, pensavo di letteralmente... stavo per disegnare dove c'è scritto foto. Allora, tieni a mente che adesso quando inizieremo la partita tu avrai già... Che tu hai scritto il circolo. No, no, ho scritto il circolo. A partire di tutti e due. Farti copiare. Non ti preoccupare. Allora, tu spacciatore ex sbirro con la B dell'anatomia. Come... Nome, cognome e soprannome. Nome Carlone. Cognome. Questa partita sarà difficilissima, cioè... Abbiamo posto, abbiamo tutte le speciali dell'altro. Cosa sta succedendo? Come può fare così a ridere? Cioè, io sono sicuro che adesso l'hype sarà esagerato. No, assolutamente, assolutamente. Il cognome è... L'olio. L'omostrofolio. Okay. Fine Carlone e l'olio. Cioè, questa cosa ti ha rotto completamente. Carlone e l'olio. Ok. Carlone e l'olio. Il soprannome era il ciupa ciupa. Il ciupa ciupa. Perfetto. Però posso dire, sei perfettamente... stai malissimo, ti do un po' di letto se vuoi. Cioè... No. Mentre invece l'ex creatura mistica, ora costruttore con il lobby dell'alta moda, Glauco. Perfetto. Rondillini. Soprannome? Bowie. Ma perché? Sono appassionato di David Bowie. Va bene, mi piace, okay, l'alta moda e lui veniva dallo spazio. Va bene, ok. Allora, state calmi. Allora, voi che avreste un altro spazio da riempire, che però avete già riempito. Ah no, lui è stato bravo. Bravo, sì, io credevo. Hai coperto il foglio. Volevo che copiasse. Bravo, bravo. L'olio. È un attimo che una di roba un nome del genere, effettivamente. Ma infatti io sto guardando se c'era una latta di olio Carlone da qualche parte. È veramente la fine dei soliti sospetti. Carlone, l'olio e il ciupa ciupa. Ok, allora, voi siete entrambi... Nella casa, vivete entrambi nella casa di riposo di Green Oaks. Allora, Green peculiarità Oaks. Di Green Oaks è che tutto a Green Oaks ha nomi generici, cioè letteralmente c'è l'ospizio di Green Oaks. Green Oaks è la località, sì. Ma Green Oaks è anche qualsiasi cosa a Green Oaks, cioè c'è il cinema di Green Oaks, cioè non è che c'ha un nome, si chiama Ariston, no, è il cinema di Green Oaks, c'è l'aeroporto di Green Oaks, c'è il supermercato di Green Oaks. Green Oaks è un po', ok. Okay. Vivete in questa casa di riposo di e siete amici, punto di domanda, siete conoscenti, lo scopriremo, ma di fatto vi hanno piazzati nello stesso circolo. Allora, come i descrittori che avete messo, cioè la vostra ex professione, cosa fate adesso, influiranno sulle vostre, influiranno sulle, insomma, su come vi rapporterete alle varie situazioni in cui incapperete, stesso discorso al circolo. Vi faccio un esempio, se fosse lì, lo odio tantissimo, se fosse entrambi nel circolo di, che cacchio ne so, falegnameria e incontraste a un certo punto dei castori, per dire, potreste già avere delle cose in comune. Parlare la stessa lingua. Hai capito, voglio dire. Però dovete stare nello stesso circolo, quindi qua ve la dovete vedere voi. Dobbiamo decidere che circolo è. Esatto. Cosa hai scritto? Circolo astrale di orecchie, amico. Non vuol dire niente questa cosa. All'inizio ho scritto perché volevo scrivere circolo arci, poi è troppo generico. Arci astrale di orecchie. Circolo astrale di orecchie. No, perché non ha senso, non vuol dire. Sì, perché a Green Oaks, la casa di riposo, c'è questa porta, c'è scritto circolo astrale di Reykjavik, e noi siamo entrati. Ok, ma non è un circolo. Allora, ci sono vari oggetti, astrologia. Non lo so, sì, cioè, sicuramente c'era una mappa delle stelle, c'era vista la mappa delle stelle, no? Sì, c'era una mappa delle stelle, ci sono anche delle scope. Perfetto. Hanno preso la mina. Non sono certo che si senta, poi è passata un'ambulanza, tipo, vabbè, comunque... Allora, sono tornati a prendere... Io lo considero come astrologia il circolo. Perfetto. Però nome è circolo astrale di Domanda, Reykjavik. Visto che non siamo ancora completamente personaggio. Mi dica. L'astrologia è quella dei segni zodiacali del cielo, che non lo so. Allora. Indovina. Esatto. Ma soprattutto c'è differenza, ogni volta la chiamerai in una maniera diversa perché hai le idee un po' confuse. Sì, vedrà. È importante, perché allora, sei un vecchio. L'ultima cosa importante, allora vedrete che nelle vostre schede avete anche una voce pettegolezzi. Allora, adesso voi dovrete creare un pettegolezzo che abbia a che fare, anche vagamente, con il tema della partita, che sono vita eterna, egizi e nipoti, ok? Okay. Sia chiaro, il pettegolezzo che creerete per voi è verità assoluta. Okay. Cioè, se tu mi dici gli egizi, le piramidi egizie sono state costruite dai miei nipoti, per te questa cosa ha verità totale.
Però starà a me vedere se questa cosa è effettivamente vera, certo, o se è una cosa completamente costruita sul nulla. Quindi, okay, aspetta, dobbiamo deciderlo insieme. No, 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 ognuno ha il suo. Okay. Uno solo? Per adesso uno solo. L'importante è che il primo, quello che decidete adesso, abbia a che fare anche vagamente con i temi della partita. Nell'arco della partita potrete creare, potrete creare altri pettegolezzi e potranno essere slegati. Ma il primo è importante che abbia a che fare. Quindi, quando ce l'avete, me lo dite e io controllerò se il vostro tema è effettivamente vero o no. Allora, Glauco... Glauco, ho detto Bowie. Vabbè, ok. Il Bowie. È il Bowie, esatto. Il grazie, Bowie. Grazie. E invece Carlone, ha detto il Chupa Chupa. Editing! Wow, naso soffiato! Non mi ricordo dove eravamo arrivati, perché in dovevamo controllare gli spettacoli. Allora, non ti ho detto che non sono io il narratore, non mi devi dire che cosa devo fare o non fare. Non mi ricordo dove ero. L'ha chiesto! Non l'ho detto, non è mai successa questa cosa. Allora, adesso quando avete un pettegolezzo, sì, non dovete semplicemente dirmi, dovete narrarlo. Ah, cioè, certo, voi siete un anziano, ah, certo, che sta dicendo, ci sta raccontando un pettegolezzo. Quindi, chi vuole iniziare? Come dice sempre lui. Sì. Glauco, grazie, classico, è il Bowie. Vabbè, questo ve l'ho detto già tante volte. Cioè, avete presente? Cioè, quando da piccoli si studiava storia, storia egizia, e c'era una cultura con tante divinità. Non me lo ricordo. No? No. Vabbè, comunque, gli dei egizi, Osiride, me l'ho già distratto, Set, sì. E cioè, erano tutti i miei parenti. Ah, cioè tu quindi il pettegolezzo... Cioè, pettegolezzo, mia... scusa Glauco, voglio no, dire, cioè, questa no, cosa già, vera, voglio già dire. Detto, te l'ho già detto. Io ho attraversato il tempo e lo spazio, perché sono una creatura mistica, ah, e la mia famiglia è rimasta tutta là, ed erano tutti quelli che poi oggi voi chiamate gli dèi. Sono diventati famosi e adesso sono rimasti nella storia. Ah, non c'era più nessuno. Ho capito, no, ho capito. Però era così. Sì e no, perché l'Egitto non c'è. Cosa vuol dire l'Egitto? L'Egitto non c'è? Mio nipote non c'è, non mai. Non è il Molise. Mio nipote non è mai andato in Egitto. Mio nipote ha girato più di 25 paesi nel io mondo. Io mi ricordo qual era la briscola a Carlone, scusami. Bastoni. No, era denari, mi sa. No, no, bastoni. Era bastoni. Ho scritto qua. Ma comunque, come ho detto, bastoni è giusto, è giusto. Sì, sì. No, gli si attacca le robe in testa. Mio nipote è un giramondo, lo chiamiamo. Giramondo. Ma ha un nome. No, no. È il giramondo. È il giramondo. Sì, gli ha dato un nome, ma non è importante. Non è mai andato in Egitto. Perché? Però allora non gira il mondo se non è mai andato in Egitto. Allora, adesso cambiamo il discorso. Ma è pieno di roba d'Egitto. Ma è pieno di roba. Non mi hai visto una, te. Sì. Sei mai stato in Egitto, tu? Sì. Io no. Sì, quando? C'è tutta la mia famiglia. Effettivamente tutti i parenti. Io ci sono cresciuti in Egitto. Sì, vabbè, questo lo dici tu. Io non sono mai stato. Mio nipote neanche. Mia moglie è morta. Vabbè, allora, c'è un problema. Cioè, nel senso, dobbiamo ancora iniziare letteralmente. Voi vi state già scannando. Allora, io direi che vi potete segnare entrambi un punto fastidio, già di base. Non solo però, vi segnate già anche un punto spocchia, perché avevate già deciso il circolo prima che iniziassimo. Allora, no, giusto. Allora, io non l'ho deciso, io so solo che... allora, partite voi tutti e due anche con un punto spocchia. Mi ha seguito la prima volta che sono andato al circolo a stare le vecchie abiti. Taci che è meglio, Dio santo. Allora, partite tutti e due con un punto spocchia e con un punto fastidio. Allora, ci spieghi questi punti? Allora, il punto cos'è? Il problema cos'è? Allora, avete una certa età, voglio dire. L'unica maniera in cui può finire questa partita è che o riuscite ad arrivare a quello che volete fare, che poi insomma lo definiremo in corso di gioco, o a un certo punto sarete talmente stressati dalle scenate che avete piazzato e dopo accumulando punti fastidio, che sarete costretti a fare un riposino. Il riposino sì, può essere fatale. Se c'è una cosa perché, che i riposini possono essere e sono fatali. Perché al risveglio del pisolino potreste non ricordarvi assolutamente niente di quello che avete vissuto fino a quel momento, cioè di fatto resettando l'intera partita. Quindi state attenti, perché avete già un punto fastidio proprio di partenza. Per aver interagito, il punto spocchia, allora quando riempirai la barra spocchia ti permetterà di creare un altro pettegolezzo. Okay. Ovviamente i pettegolezzi influenzano la realtà, ma non sapete ancora in che modo, perché non sapete se sono veri o falsi. Ovviamente sono veri, cioè lo sappiamo che avete detto cose. Però ecco, diciamo, insomma, bisogna vedere un attimo. Bene. Allora, non ho mai neanche visto suo nipote, comunque. L'ultima cosa sempre che vi... Sempre in giro per il mondo. Non ti è mai venuto è a trovare. Mondo, effettivamente. E mi chiama con Faceplay. Come si chiama? Allora, vita eterna, egizi e nipoti. Allora, io l'ultima cosa che vi chiedo è... Avete un fine ultimo sì, che volete raggiungere? Sì. Magari è diverso, magari è lo stesso. Allora, tu la devi smettere, ok Carlone? La devi smettere di dire che l'Egitto non esiste. No, questo non è la l'obiettivo. La devi smettere. Cioè, c'è un qualcosa questo che... è il tuo obiettivo? No, io, se tu non la smetti con questa fregnaccia di tuo nipote, io ti porto al Museo Egizio di Torino.
Editing, non avevo interrotto perché non mi ricordavo le regole, è che c'era... Era il carico emotivo. C'era il Beppi che mi chiamava di là, dovevo andare a chiedere, è andato, è morto adesso. Basta, Beppi non c'è è più. È un altro che ci abbandona. Cosa stavate dicendo, non mi ricordo. Che tu vuoi andare al Museo Egizio. Sì, fino a Torino. Dalla Spezia. Non si fa la Spezia. Ci portava. Pensavo di passare dalla Spezia. Ma comunque... A me va bene se vuoi che andiamo a questo museo di Torino, infatti, ma io... Anche perché l'Egitto non esiste, quindi un museo di cosa? A me va bene andare al museo d'Egitto, ma io voglio in cambio, voglio vedere un polmone. Cosa? Io ho l'hobby dell'anatomia, io nella mia vita ho visto un fegato, 3 reni, un piede e basta, non ho mai visto un polmone. Ma quante di queste cose però erano tue? Nessuna, ero neanche il piede era mio, okay, il piede passare era... il pomeriggio a giocare a carte dicendo io ho visto i piedi. Va bene. Glauco, Carlone, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a questo museo egizio o no? Secondo me c'è un autobus per andare al museo egizio. Stiamo ancora decidendo se andate. Volete andare o no? Va bene. A condizione di vedere un polmone. Sai che cosa sono le mummie? Sai che cosa sono le mummie? Perché? Non ti ho chiesto perché lo sì, sai. Sì, ma spiegamelo. Le mummie sono i miei antenati, i miei amici, quelli che hanno voluto abbandonare e dire tipo io adesso sono stanco. Sono dei lunghi riposini, tutti fasciati, ma dentro ci sono ancora gli organi. Nei vasi? I polmoni. Nei vasi li tengono. Ma che nei vasi? Nei vasi? Ma nei vasi ci tieni le marmellate. Ci sono stato al museo, vedi, a un altro museo diverso. Vedi che lui c'è stato al museo egizio. Allora, se c'è un polmone io vengo. C'è un polmone. Secondo me c'è. Va bene, però al museo ti dimostrerò che l'Egitto è una roba che sono inventati probabilmente proprio quelli del museo egizio. C'è anche da dire che Carlone e Glauco ovviamente tipo hanno questo obiettivo comune, però devono ricordarsi, tenere nel retro del loro, se ci riescono, nel retro del loro cervello, che c'entreranno in qualche maniera anche la vita eterna e dei nipoti. Sì. Loro di qualcun altro. Ti dico sempre di mio nipote. È quello che gli manda i messaggi dicendo sono qui, sono comunque, vero. Comunque sono contento che il vostro obiettivo sia uguale, anche se con un po' di fatica. La prima cosa da decidere però è come andare al museo egizio. È cominciata l'avventura. C'è strada da fare. Ok, sì. Allora. Siete in una casa di riposo, siete al vostro circolo astrale di Reykjavik, gli inserimenti non sono così attenti oggi. Ok. È vicino il fine settimana, c'hanno le loro cose a cui pensare. Quindi potete sgattaiolare fuori, secondo me, senza troppi problemi. Anche perché voglio dire, ex spacciatore, ora sbirro, voglio dire, di sicuro sei in grado di muoverti, insomma, nelle ombre. Solo la mattina. Capito? E solo perché mi aiuta con l'altra attività di spacciatore. Però, secondo me, se vogliamo uscire, ci servirà un gettone. Un gettone? Il gettone per uscire, la Giana, dobbiamo dare il gettone per uscire. Allora, che quello è il bagno. Me l'ho dimenticato dei gettoni. Per uscire dove? Guarda che tu, lì stai andando solo in bagno, Carlone. Ma c'è la finestra? C'è la finestra in bagno? Anche qui c'è la finestra. Che Carlone, c'è anche la porta. C'è la, sento della rivalità però, sento dell'ostilità, voglio dire. Gli voglio bene però, è un ma po'. Ma ci vogliamo bene. È un po' tocco però, Carlone. Vada per la porta, ma serve comunque il gettone per la porta. Ascolta, tu vai a prenderti i tuoi gettoni. Sì. Quanti ne hai? Non ce li ho, è quello che dico. E dove li prendi? Non lo so. Servirà un gettone. Io quando facevo il telefono, bisognava usare un gettone ogni 2 minuti. Ok. Ai miei tempi i gettoni si usavano così. C'è anche da dire che mentre discutete di questa cosa, intorno, lì vicino a voi, sempre un altro che a quanto pare appartiene al circolo astrale di Reykjavik. Ma anche lui è una cuspide. Teodor Kalimnos, detto il bestia. Anche il bestia sapeva. Che di solito conosciuto da tutti nella casa di riposo di Green Oaks per essere colui che ha sempre dei gettoni che avanzano. Bravissimo, meno male che c'è il bestia. C'è il bestia. Allora, c'è anche da dire, c'è anche da dire che il bestia sta pensando agli affari suoi, quindi non sono certo, non è detto che ami essere disturbato. Bestia! Esatto. Bestia! È lì se volete. Parla piano che è sordo. Carlone, non funziona così la sordità, mi sa. Ascolta. Vabbè. Il bestia, cos'è che piace? La carne. Le stelle. Perché lui è del segno della stella. Allora, io vi posso anche dire che Teodor Kalimnos, detto il bestia,
ex torturatore. Ma senta, ma in pensione come medico, ha avuto un 180 come te. Comunque... il suo hobby è l'ipnosi. Quindi io, voi sapete queste cose perché il bestia lo vedete tutti i giorni, sapete, voglio dire, cioè, cosa gli interessa. Cioè. Allora, tu che sei bravo con quelle robe lì perché sei una creatura mistica. Eri una creatura mistica. Esatto. Vabbè. Allora, sai che ho smesso, Cioè, non è come un lavoro, come lo spacciatore, che poi a un certo punto non lo fai più. È sempre nell'anima. Io ero una creatura mistica, lo sono ancora oggi. Esatto, ovviamente. Che... allora, essendo lui creatura mistica, per esempio, essendo il bestia, essendo stato, va bene, perché l'ipnosi una volta non funziona. Una volta creatura mistica, no, ma è all'interesse, non è che sia ipnotista, all'interesse dell'ipnosi. Tu da creatura mistica magari conosci di più, hai capito, queste arti ancestrali, e può essere che se dovessi interagire con il bestia, magari avresti più possibilità di successo, ma di convincerlo a darti dei gettoni. Potresti provare anche tu, ovviamente. No, io lo provo, però... io odio i bestia. A posto, abbiamo posto amici. Ma mi sono sbagliato. Ti voglio bene. ma certo. Ma voi non lavoravate mica insieme? Tu eri uno spacciatore e un torturatore. sì, lui faceva il palo a volte, facevo io. Però la questione è che, appunto, a lui gli piace essere ipnotizzato. Quindi, secondo me, puoi provare per estrargli delle informazioni o dei gettoni. Ma di nuovo devo far finta di ipnotizzare il bestia, come ho fatto domenica scorsa. Basta che fai un di suono. Nuovo, ogni settimana questa scena, sempre il bestia. Basta, è Bobby. Ti chiamano il Bobby perché sei bravo a cantare. Esatto. Cantagli una delle tue canzoncine e lui si addormenta. Vabbè, conta, mi piace. È giusto, conta come... infatti, il bestia è lì, che tra l'altro inizia a incuriosirsi un attimo, perché siete lì che comunque state urlando a 2 centimetri da lui. Cioè, non è che siete in un'altra, cioè siete in uno sgabuzzino fondamentalmente. C'è il bestia che inizia a incuriosirsi, cioè non è che ci senta proprio bene, però inizia a chiedersi cosa stanno facendo il ciupa ciupa e il Bobby, cosa vogliono da me. E quindi insomma stanno di nuovo ciaccolando. È anche il momento di, insomma, voglio dire, interagire con sto il bestia. Cosa? Come ti stai? Il bestia è alto 1,10 m, però ha una voce veramente imponente. Come stai? Per quello come stai? Cosa? Come stai, bestia? Bene. Tutto a posto? Sì. Dormito? Sì. Insomma. No, ancora i ricordi? Ai miei tempi si dormiva molto meglio, sì. Perché ti stancavi a torturare la gente, bestia? Cosa? Perché ti stancavi? Sì. Ti ricordi? Sì. Quanto eri stanco? Cosa vuoi? Una canzone? No, stavo cantando io. Stavo cantando. Ti ricordi che io sono bravo a cantare, che ho la voce bella? Ah sì, è vero. Che bravo che è il Bobby a cantare. Ti ha cantato quella canzone là, Perfect Day. Perfect Day, domenica scorsa ti sei intromessa. Quella di Lurido. Lurid. Ah, sì, bella quella, bella. Tu non ti ricordi, ma magari, cioè, la scorsa settimana abbiamo fatto quella cosa che io canto e tu mi paghi in gettoni. Ti ricordi? Allora, il vostro piano c'è un problema perché fa schifo. Glauco poteva semplicemente ipnotizzare il bestia e appropriarsi dei gettoni. Mi stavi lanciando questo cosa, ok? Farti ipnotizzare il bestia. E invece il bestia si insospettisce perché dice: non è mai successa sta roba, ma non vi ho mai dato gettoni. Ascolta me, guardami negli occhi. Fermo Glauco, il bestia non ti sta più ad ascoltare. Perché se lei fazzi innervosire, cosa la mazzo tu sei? Costruttore, lui ex, non mi ricordo più che cazzo era. Ex torturatore, no, adesso non mi ricordo. Adesso gli faccio le scarpe di cemento. Ed verrà. È medico, quindi conosce il corpo umano molto meglio di te, voglio dire. Ti sei fatto un nemico potente, perché di fatto adesso il bestia ti antagonista. Quindi devi tirarmi una prova, devi pescare una carta e vedere per se... cosa? Intanto, prima di tutto, per vedere se riesci a calmare il bestia con le tue ciance o se invece lo innervosisce ancora di più. Ma se parto a cantare Perfect Day... No, devi fare una prova, maledizione. Che provi a fare. Allora, 7 di denari. E il 7 bello. Quello. Allora, abbiamo un 7 di denari. Allora... da cosa non distraete lì? Ho tagliato una. Dovevo andare un attimo. C'era il Beppi, credevo fosse morto. Invece è tornato. Mi ha chiamato ancora. Allora, cos'hai tirato, Glauco? Il 7 di denari. Allora, hai tirato fuori una carta che è numerata e non di briscola.
Che l'abbrisco le bastoni. Allora, io ti posso dire una cosa però. Stai cercando... Sì, l'abbrisco le bastoni, me lo ricordo. Allora, essendo che sei una creatura mistica, io decido di darti... Potresti avere un vantaggio, nel senso che le tue arti oratorie sono affinate, proprio come nella realtà, sono affinate a tal punto che ti dà un vantaggio. Quindi pesca un'altra carta, puoi tenere quella più vantaggiosa. Tu pesca e vediamo cosa avviene. Oh, un'altra sei carta, sempre numerata, non dico... Allora, niente, è un fallimento. Quindi non riesce a calmare il bestia. Però c'è una cosa, c'è un'altra meccanica che bestia. Non vi ho detto. Allora, gli anziani, peculiarità degli anziani, è che si possono lamentare, ok? In questo caso tu hai fallito a fare quello che volevi fare, ovvero tranquillizzare il bestia parlando, ma puoi lamentarti di questa cosa. Lamentarsi cosa vuol dire? Che tu spieghi, cioè fai quello che sei bravissimo a fare, cioè pieghi la realtà al tuo volere. Se mi convinci che effettivamente sei riuscito a calmare il bestia nonostante tu abbia fallito, benissimo, altrimenti dovrai segnare un punto fastidio. Ok. Puoi scegliere, non è obbligatorio lamentarsi, puoi scegliere chiaro di farlo. Chiaro che mi lamento. Vabbè, ma perché ti devi sempre inalberare, bestia? Ma uno viene qui e ti dice andiamo a cantare come i vecchi tempi e tu inizi a urlare. Segnami no, un punto fastidio. Segnami un punto fastidio. Non stavi cercando di migliorare la situazione, stavi solo insistendo, mi spiace. Sei già a due punti fastidio, stai veramente in camera molto... E dormo, altro che andare molto, molto, molto attento. Al niente, museo, vabbè, il bestia ha fatto sta che si inalbera, prende, si alza e se ne va. È stufo di avermi vicino. Tu da ex spacciatore non puoi rubargli i gettoni. Possiamo cambiare idea e chiamo i miei amici della polizia e ci facciamo sfondare la porta. Ma la porta di cosa? Quella pro incendio. Fai arrestare il bestia. Ma no, ma non si può fare queste cose, è illegale. Credo che la porta sia aperta, ma non credo che il Carlone lo sappia, cioè nel senso... Come la porta è aperta? La porta è aperta è che c'è lui fissato con sta roba dei gettoni, non ho capito cosa... Dici che possiamo provare a vedere se la porta è aperta senza sfondarla? No, tu sei convinto di questa cosa. Secondo me no. Servono gettoni, cioè tu sei convinto di questa cosa, quindi mi spiace. Io... Il bestia nel frattempo se ne sta andando, cioè poi non so se volete intercettarlo, cercare di... Non si può fare mai, bestia hai chiuso, il bestia se ne sta andando dall'altro del suo metro e 10 brontolando. Un goron incazzatissimo. Io non ho niente da dire alla bestia, vuoi vedere questa porta, se si apre senza gettoni? Ok. Allora, decidete allora di lasciare finalmente il cacchio di circolo astrale di Reykjavik, cosa che potevate fare già dall'inizio, ma comunque avete scelto di farlo adesso e vi avviate per appunto i vari corridoi della casa di riposo di Green Oaks, andando verso l'uscita appunto di domanda, perché il fatto è che avete 120 anni, non avete veramente idea da che parte state andando. 120 anni, due a testa? No, a testa, età variabile ovviamente, perché okay. Poi comunque si sa come vanno queste cose. Ti ricordi dov'è l'uscita? Adesso. No, sì, ricordo, adesso. So che è al piano terra. Ok. Guardiamo fuori dalla finestra, se è il piano terra innanzitutto. Guarda te che io sono stanco. Ok, va bene. Vi ricordo che siete in uno sgabuzzino senza finestre. Siamo usciti dallo sgabuzzino. Siete usciti, bravissimi. Sì, bravissimi. Fuori, no, c'è la finestra là. Vi ho sottovalutato. Vado. Siete ok. Quindi vi avvicinate a questa finestra e iniziate a guardare. Tra l'altro, sì, siete al piano terra. Quindi guardate al di fuori. Tra l'altro, cosa vediamo? Allora, se non aveste l'età che avete, o gli anni che ho, potreste anche facilmente uscire, perché la finestra in realtà è bassissima, ma scavalcarla... Oddio, potrebbe venirvi in mente di farlo, ma è veramente una cosa che va oltre le vostre capacità. Allora, cioè... a me, io sono un esperto di anatomia e i muscoli non sono fatti per scavalcare niente di allora, più alto di 80 centimetri. Se lo dice è il ciupa ciupa, io gli credo, perché se c'è una cosa che sa è di anatomia. Anche quindi, perché però l'ha provato conto, più volte sulla sua pelle. Vi rendete conto che effettivamente siete al pian terreno. Okay. Quindi, aspetta, cioè io ci penso io alla porta. Io chiudo gli occhi e faccio così. Fai un gesto nell'aria. Esatto. Glauco, ricordati che è anche audio questa roba. Non vale fare solo il gesto. Faccio un gesto nell'aria e apro gli occhi dicendo in fondo a questo corridoio c'è la sala, quella con i giochi comuni. Poi c'è un altro corridoio prima della cucina, a destra c'è l'entrata. Allora, intanto segna un punto spocchia, perché questa cosa qua di avere dei poteri mistici l'hai deciso tu. Sei creatura mistica, ma nessuno ha detto che tu abbia dei poteri magici. In realtà è perché l'ho costruito qua, sto posto io. Vabbè, comunque, punto segnati un punto spocchia a rompere c'è le mani. C'è sempre che l'ha costruito. Io, è vero, io metto via questo libro che stavo leggendo, che si chiama... Ma da quando stavi leggendo un libro? Allora, stavo parlando, mi annoia il Glauco. Non finisce più Glauco. Mi annoia, parla sempre, io leggo perché ho l'hobby della lettura dei libri di anatomia e altri anche romanzi. Questo qua si chiamava Il Centenario
centenario che saltò dalla finestra e scappò. Ma è un'idea di fantascienza e non lo riesco a leggere. Personaggio principale era un scusa, uomo. Ma nel frattempo, cioè, ci sono rimasto in schede. C'è uno stanzo per il ritratto, cos'è che allora? Ha disegnato me senza pizza. Scusa, fammi regalo. Fagli una foto così che poi lo possa mettere. Un attimo di sovrimpressione. Fammi sto regalo. Intanto che vai avanti a fare, ad avventurare. Sì. Okay. Perché so che dire a un anziano di multitascare è un disastro. Ecco, però... è caduto. E insomma, Franco! È caduto. Io inizio a pensare che da ascoltare questa puntata sarà una roba incredibile. Incredibile, esatto, quello che volevo dire. Dicevamo, allora il Glauco, che schifo a 40 minuti. Glauco ha deciso che lui sa dove sono le cose, anche sì. Se secondo me l'ha tirato fuori dalla Nemo, tasca. Nemo, vediamo. Va bene, ok. Sì, allora, come al solito, non è che prendi l'iniziativa. Allora, vi avviate verso i corridoi che ha indicato il Bovi. Esatto, i giochi. Aspetta, perché seguite questo lungo corridoio con calma, passano un'ora e mezza nel frattempo perché andate a una velocità veramente ridottissima. Quando è una gamba quella. No, non è una gamba, no, Carlone. Non c'è, non puoi insegnare l'anatomia dei mobili però, scusa. Fatto sta che arrivate davanti a questa sala, aprite la porta, non è assolutamente la sala dei giochi. Anzi, il discorso è che vi rendete conto di colpo siete nello scantinato. Non sapete bene come ci siete finiti. Ma siamo... Perché allora, siete anziani. Ogni tanto cioè, avete dei buchi di memoria. Succedono delle cose che non sono chiare del tutto neanche a voi. Fatto sta che avete seguito esattamente la strada che ha indicato io tu. Non l'ho costruito qua, lo scantinato. Fatto sta che vi trovate davanti a quella che sembra essere la stanza caldaia. Non lo so, voglio dire. Fatto sta che è un locale scarsamente illuminato, no? Con sta luce fioca. Sta luce fioca un po' umido. Sai che fioca in piemontese vuol dire neve? Non lo sapevo. La fiocca. Davvero? Sì. Solo a Casale Monferrato. No, no. Ok. Niente, vi trovate in questo locale, fatto sta. Non riuscivo a capire se eravamo in character o no. Non si può mai capire, il confine è labile. Comunque. La creatura mistica. Okay. Ma questa che eravate sul piano giusto, non lo siete più, perché siete meno uno, uno sottoterra. Non trovo più le scale. Non sapete bene come siete arrivati lì. Fatto sta che vi trovate in questo locale, caldaie. Ok, non l'ho mai si sente un gocciolare di acqua e tipo spifferi da porte che non vedete nella penombra. Quindi... Posso fare una carta di guardarsi intorno e vedere se trovo un copricapo? Allora, a parte che non ho idea di che cazzo è questa cosa che hai detto, ma in realtà sì, lo puoi fare, ma tipo, ti dirò di più. Non c'è neanche bisogno che tu faccia una prova. L'unica cosa che vorrei è che tu mi spiegassi perché vuoi cercare un copricapo in questa stanza. Perché mi sento a disagio, ho paura, sono confuso. Hai paura e sei confuso, mi piace. Devo aggrapparmi a delle cose familiari come l'alta moda e quindi ho bisogno di un cappello. Va io bene. Sarei tornato su in camera a prendere il mio grosso cappello da sole. E ora che torni in camera... Ma e chiaramente mi sono perso, quindi spero almeno nel secondo piano... Forse, va a sapere, mi voglio sembra. Dire. Però almeno trovo un elmetto... Guarda, allora tirami due carte, perché visto che sei appunto... Ti sei non letteralmente... Classe di serpenti! Ma queste carte sono... Io desidero... Sono cinque carte allora. Che si ripetono. Com'è possibile che peschiamo sempre le stesse carte? Fatto sta che sì, riesci a... Stranamente in un momento di non senilità, riesci a cercare in giro e trovi effettivamente anche un vecchio armadio pieno di quelli che sembrano essere quasi costumi di scena. Esatto, perché sono tutti molto, sai, vistosi, colorati. Con le spalline, quelle sì. Alte. Sì, esatto. Tipo esatto. Gli sbuffi, nelle maniche. Esatto, esatto. Bellissimo. Quindi trovi tra le varie cose c'è assolutamente anche un copricapo. Svariati in realtà. Cappelli con le piume a tesa larga. Cappello con le piume a tesa larga. Perfetto, perfetto. Guardi se ci sono delle mutande di ricambio. Oh no, Carlo. Cosa è successo? Per dopo. Vabbè, guarda se ci sono. Ci sono anche un paio di mutande. Grazie. Metto nel... Sì, un inventario. Facciamo che ci sia. C'è un inventario a partire da adesso. Un danno di ricambio. E allora tu a questo punto segnati altre note, metti cappello piumato, lo stai disegnando, puoi scriverlo, santa madre di Dio. Amata. Benissimo, rimane che comunque hai trovato questo copricapo, ma siete comunque... A parte che cos'è qua, ma sono dei baffi! Ma devo iniziare da qualche parte a fare sto disegno. Devi disegnare un cappello e inizi dai baffi! Vabbè, è il mio ritratto! Ho capito, ma non è questo il momento. Vabbè, fatto sta che, ok, benissimo, avete trovato un copricapo, ma rimane che...
è già un po' nebbioso il che cosa volete fare, perché questa cosa del museo... Allora. Ma soprattutto vi trovate nel locale sbagliato e sul piano sbagliato, quindi cioè, cosa vogliamo fare? Dobbiamo uscire da qua e sapere dove cosa andare. Succede dopo la morte. Questa è una cosa che mi piacerebbe sapere, no, certo, personalmente. Certo. Ma è tipico di Carlone interrogarsi sui grandi, insomma, sui massimi sistemi. Ogni giorno alle 2 sì. Mi chiedo. Non sono le 2, però ciupa ciupa è quando si blocca, no? Che sta lì e guarda, no? E lì si chiede si sta cosa c'è dopo la morte. Come ciupa ciupa. Come fare uguale. Da lì il suo arguto soprannome. Mi chiamava il ciupa ciupa perché facciamo un sacco. Sento il ciupa ciupa, io penso a uno spacciatore in effetti. No, perché dentro al ciupa ciupa c'era la morfina. Certo, liquida magari. No, anche polvere. Vabbè. Va bene, riprenditi il ciupa ciupa, cosa vogliamo fare? Tu hai disegnato dei baffi, un pizzetto e un monocolo e non hai disegnato lo straccacchio di cappello con la piuma. Cosa stai facendo? È estremamente difficile per me disegnare, quindi lo faccio in piccole riprese. Sì, va bene, ok, va bene. Dobbiamo uscire di qui, Claudio! Cosa disegni? Cosa ti metti addosso? Grazie delle mutande. Dobbiamo uscire di qui! Fa strada! Urla un fiammanco, Carlone, per piacere. Dobbiamo uscire di qui! Svegliamo il coccodrillo! No. Coccodrillo, è il coccodrillo del scatinato! Penso sia umido. No, ma è il tecnico, lui lo chiama coccodrillo perché c'ha quella brutta malattia, che c'ha le squame. No. È un coccodrillo con la psoriasi. Sì. Allora, come mio nipote c'ha la psoriasi. Certo. Mentre voi state conducendo questa conversazione completamente priva di senso, effettivamente dalla penombra, dal fondo della stanza, qualcosa di basso e strisciante sembra muoversi. È l'asso di serpenti. Cioè, non è l'asso di serpenti, ma anche se nessuno ha mai creduto particolarmente alle parole del ciupa ciupa, pensando che appunto quando parlava del caimano dello scantinato si riferisse all'inserviente con un po' di storia. Il coccodrillo sono due animali diversi. Coccodrillo, hai ragione, scusa il ciupa ciupa. Scusa Carlone, mentre voi state biascicando cose prive di senso, si avvicina a voi questo rettile. Tirami tu, Carlone, una prova per vedere se ti accorgi della sua presenza. 1-2. Allora, tu cos'è che sei? Sei sbirro. Sbirro, hai una buona osservazione. Adesso. Non sembrerebbe, ma quindi tirami due carte, dai, ti do un vantaggio. Oh, abbiamo una briscola. Abbiamo due briscole. L'asse di bastoni ho pescato. Allora, con successo ti accorgi di questo rettile che si avvicina a voi dalla penombra. Quindi ti accorgi di questa cosa, cioè questa circostanza nuova e inaspettata. Cioè, questo... aspetta, non solo, te ne accorgi, ti vanti anche di essertene accorto. Segnati un punto spocchio. Ah, ecco perché io l'avevo detto, nessuno mi ha mai creduto, ma guarda, ero lì il coccodrillo. Ma era vero, c'era un coccodrillo. Allora, adesso che ci ripenso... Non è una cosa positiva. Allora, infatti l'orologio per la prima volta dall'inizio della vostra avventura, the clock is ticking. Ok. Perché voi potete perdervi in ciance, non lo sentite l'orologio, e tra non avete un udito così buono. Ah, ma è il coccodrillo di Peter Pan. È il coccodrillo, no, assolutamente no, quello è protetto da copyright. Fatto sta che potete anche perdervi in ciance, ma c'è questo rettile potenzialmente pericoloso che si avvicina sempre di più a voi, sarà 3-4 metri voglio dire. Olio, allora, quindi, olio, dimmi, la pistola. Dimmi che hai la pistola. Si chiamasse l'olio. Che schifo, Dio santo. La pistola. La pistola. Perché? Ma cosa serve fare il manganello? E menalo. Allora, facciamo così. Siccome ho fatto lo sbirro solo per poter fare lo spacciatore, ti do il mio manganello. Ok, va bene. Fai tu e poi andiamo via da là. Ok. Ok, nell'altra direzione. Tu. Non fagli troppo male. Allora, io in base al fatto che sono un costruttore fermo, in pensione. Io mi sono dissociato un attimo perché mi sono accorto che fino ad adesso vi ho graziato perché vi ho fatto tirare delle prove senza farvi aggiungere fastidio. Ops, mi ero dimenticato di questa cosa. Io ho aggiunto fastidio. Quello te l'ho detto io. Sulla fiducia, aggiungetevi un punto fastidio tutti e due. Beh, io sono fastidito da questo coccodrillo. Bravissimo, da adesso in poi quando toglierete una prova aggiungerete del fastidio. Ma ogni prova è un fastidio. Ogni prova è un fastidio, infatti è quello il rischio. La vita è dolore. La vita è dolore, bravo. La morte è sapore. La morte è sapore. La mia moglie è morta, infatti, è buonissima. Si chiama Sapore.
buonissima. Ascolta. Quindi mi hai dato il manganello? Eh sì, ne ho due però. Ok. Io utilizzo le mie abilità da costruttore e fingo, mi convinco che quel coccodrillo che mi sta spaventando in questo momento sia un chiodo e io debba martellarlo. E gli do con il manganello sul muso proprio. Aspetta, aspetta, è già stratificata questa cosa. Allora c'è un rettile che si avvicina a te con aria minacciosa. Io ho paurissima, ma ho il mio cappello piumato. Il cappello piumato. Ora, è vero. Come dice il proverbio, quando hai un manganello ti sembra tutto un chiodo. Allora è vero. Quindi c'è un rettile minaccioso. Hai un manganello che ti è stato prestato dal tuo amico, il Chupa Chupa. Cioè, in realtà ne ho altri due. No, vabbè, ma ne basta uno, è sufficiente. Infatti, io lo voglio usare. Ok, tu decidi di attaccare questo rettile sforzandoti di immaginare che sia un chiodo. Sono una creatura mistica. Sì. Io vengo dall'antico Egitto. Uh-huh. Una della mia famiglia è letteralmente una dea del coccodrillo, mezza coccodrillo, Bastet, Set, come si chiama? Set è uno. Io nel frattempo faccio un video, però per sbaglio accendo solo flash. La luce flash. E te, tra l'altro, Ciki, rischi di accecare il Bovi, perché adesso c'ha la palluccia sparata in faccia. Ma puntando in realtà faccia. Sul coccodrillo? No, assolutamente no. Ce l'ha a 2 centimetri dalla tua faccia, è vicinissimo con la luce del telefono. C'è. È una roba, è tipo, è così. E io inizio a menare davanti. Allora, c'è un problema, perché la luce del Chupa Chupa ti acceca completamente. Tu non credi di stare bastonando. Scusa. Credi di stare bastonando nella direzione del coccodrillo, in realtà ti sbaracci un po' a caso. Okay. Allora tirami una prova per vedere se effettivamente una di queste manganellate arriva al coccodrillo. Allora intanto segnami un punto fastidio. Sono vicino a fare una scenata. Tanto così dalla prima scenata. Editing. Non mi è ben chiaro dove eravamo rimasti, perché c'è il Beppi che continua a chiamarmi. È una cosa instancabile. Beppi, basta però. Tu c'hai il tuo stupido flash puntato in faccia a me. Facendo un video? Allora, no, spegni la luce. Pesca, non l'ho fatto partire. Pesca una carta, il Bovi. Pesca, tira su. Oh, tizio, il banchiere. Allora, tizio banchiere, non è il banchiere, questo è un re di briscola. Un re non di briscola. Aia. Allora, il tuo manganello inizia a sbracciarti da tutte le parti. Mm-hmm. Non vai neanche vicino al coccodrillo. Cioè, proprio... In compenso una legnata arriva dritta in faccia al Chupa Chupa qua. Adesso io faccio una scenata. Che segna uno di fastidio, tra l'altro. No, adesso allora, io faccio una scenata. Tacci un attimo. Il coccodrillo nel frattempo si spaventa sentendo le vostre urla e la concitazione e se ne va. Non era così aggressivo come sembrava. Fatto sta che è arrivata una legnata in faccia al Chupa Chupa e tu hai fallito clamorosamente. Non hai tirato una legnata al coccodrillo. Ok. Non è vero, perché non è andata così. Non è andata così. Perché il Chupa Chupa qui, il cretino, il genio, ha sbattuto contro un tubo nella caldaia e io invece il coccodrillo l'ho menato allora, talmente tanto che poi è esploso. No, allora c'è da dire una cosa. Una polvere di stelle. Esatto, stelle. È tornato a essere l'animale mistico che un tempo era. Allora c'è da dire. Tu l'hai visto perché tiri le capocciate contro le cose. Allora c'è da dire che la stanza è buia, non si vede bene. Cioè è vero che c'avevi il flash in faccia, ma illuminava solo il tuo volto. Del resto non si vedeva una ciospa di niente, voglio dire. Quella potrebbe. E effettivamente io il coccodrillo non lo vedo più, quindi potrebbe anche essere... Ve lo dico, menato con il bastone, ho pensato forte che fosse un chiodo, gli ho dato forte sul muso, è diventato polvere di stelle e se n'è andato. E io effettivamente sono un esperto in anatomia, quel tubo ha un po'... L'angolazione no, ha un po' un'indentatura a forma del mio sopracciglio. Va bene. Questo lo contiamo. Scusa, no, scusa lui. Se no, ho accusato, credevo mi avesse menato. Allora, non come ieri che mi ha menato. Io credo e sottolineo: credo che tu debba comunque segnare una scenata. Però è stato un successo comunque. Scenata. Però una scenata l'hai fatta. Adesso azzeri i punti fastidio. Comunque sei riuscito chiaramente a bastonare il coccodrillo, quando torniamo dal museo egizio e siamo a cena con gli altri, con Bestia e tutti gli altri. Il Bestia non vuole venire a cena con no, te. No, però diglielo che ho fatto esplodere un coccodrillo in polvere di stelle. Sì, certo, l'ho visto proprio, guarda come si vede questo buio.
Va bene. Non vedi, ascolta, andiamo via da qua. Esatto, sì. Grazie, grazie. Grazie. Ascolta. Bisogna muoversi da questo scantinato. Faccio un video qua. Vedi, sono le scale. Vedi che ci sono le scale. Sì. Non stai illuminando le scale, però. Stai illuminando il muro. Facendo un video. Stai inquadrando il muro. Ah, stai inquadrando... fatto partire. Cioè, nel senso. Comunque, c'è una sola porta. In realtà, voi da quando siete entrati nella stanza. Cioè l'armadio era subito lì di fianco, non vi siete mossi che di 20 centimetri praticamente. Quindi vi rendete conto che la porta è ancora alle vostre spalle. Non dovete fare altro che girare su voi stessi. Posso accendere la luce? C'è l'interruttore. La stanza si illumina di colpo. Che strano questo tubo da cui fuoriescono acque, delle foglie. Acque? Ma non è una scantinata, non c'è, sono le foglie di Superman. Ascolta, Carlone, si vede adesso tutto illuminato perfettamente, potete scegliere di uscire, anzi potete scegliere, per l'amor di Dio, ripercorrete la strada. Lo scantinato è accanto alla porta di uscita. Usciamo? Beh. Sì, facciamo una passeggiata e ci vediamo su uscire. C'è anche da dire che ci avete guadagnato un paio di mutande di ricambio. Che è un bellissimo cappello. È un bellissimo cappello piumato. Grazie. Grazie. Cioè, sembri uno dei moschettieri. È una creatura mistica, ma vabbè, comunque. Ok, uscite dallo scantinato. Vi ritrovate di nuovo. Non è bene chiaro come, perché insomma la vostra memoria è un po' fumosa. Vi ritrovate finalmente di nuovo al primo piano. E in fondo a sto straccacchio di corridoio. Vedete l'entrata barra uscita di Green Oaks, la casa di riposo. Anche voi con la vostra vista un po', sai, che funziona e non funziona, dritto davanti a voi, non c'è neanche bisogno che vi girate, vedete la porta. Carlone, ovviamente. Mi devo un attimo sedere. Allora, priorità diventa cercare un posto per sedersi. Nel senso, eravate vicini all'uscita, ma va tutta gambe all'aria perché... A quanto pare il ciupa ciupa bisogna sedersi. È giusto riposarsi. Sono le due. Non sono le due. Alle due Carlone, non sono le due. Vabbè. E contempli allora, il corridoio è ben illuminato e a tipo 5 metri da voi c'è la porta d'entrata. Sedie non ce ne sono nel corridoio, però ci sono varie porte che si aprono su altrettanti locali. Tre porte ci sono. Fuori c'è da sedersi? Sì. Non mi ricordo. Sì, cosa? Pieno. No, vabbè, ma dimmi quanto è morbido! Dai, che ti siedi sempre fuori. Quando si fanno le due. Se c'è una cosa vieni. Che fa Carlone vieni, sedersi vieni fuori. Vieni che andiamo fuori che ci si siede meglio. Andiamo. Oh, allora vi avviate verso l'uscita. Sono quei 5 metri, ci mettete quei 20 minuti a percorrerli. Però pian piano comunque ci arrivate. Voglio dire, siete davanti alla porta. Gettoni servivano per aprire la porta o no? È il momento di scoprirlo, io direi. Cosa fa? La porta era aperta. Carlone allunga la mano, gira la maniglia, la porta si apre sul allora, mondo esterno. Faccio tutti questi gettoni. Dove li hai trovati i gettoni, Carlone? C'ho sempre in tasca i gettoni io. Va bene, ok. Ok, la porta è aperta, le tue tasche sono colme di gettoni a quanto pare. E stai scrivendo gettoni giustamente, bravo. Abbiamo scoperto che effettivamente... Bene, siete davanti all'ingresso della casa di riposo di Green Oaks. Davanti c'è un prato verde ben curato e sulla proprio a ridosso della strada c'è una fermata dell'autobus. Ovviamente siete comunque all'interno, anche se un po' ai bordi della cittadina di Green Oaks, quindi ovviamente andando a sinistra, a destra, seguendo la strada, ci si addentra nella cittadina. Però lì davanti, proprio all'entrata, c'è una bella pensilina dell'autobus. Dove va quest'autobus? Comoda. È da accertare. Allora, vedete, attenzione, vedete il retro della pensilina. Non, da dietro non si capisce se ci sono effettivamente delle panchine o no. Però c'è la pensilina lì. Allora... Io dimmi Carlone, voglio andare a vedere se c'è una panchina. Effettivamente, perché allora, le pensiline non puoi dire pensilina senza dire panchina. No, giusto? Perché io allora, quando facevo lo spacciatore dicevo sempre che le due sono cose importanti nella vita: non drogarsi e far drogare gli altri. Erano le parole. No, io spacciavo solo le droghe, quelle buone. Ah, certo, certo. No, la morfina. La morfina in polvere. Quella è l'unica cosa che mai avrei. È per quello che ho smesso di fare. È giusto, giusto, giusto. Comunque, il fatto sta che dopo la pensilina... Dopo che ho finito di vendere perché ero professionista. Comunque, il fatto sta che la pensilina è veramente un tiro di schioppo. Potete appropinquarvi o fare ciò che ritenete più opportuno. Andiamo, facciamo lo spacciatore. Sì. Dicevo sempre, è meglio controllare. È meglio controllare, è verissimo che è meglio controllare. Anche da sbirro, tra l'altro, quindi...
Però per quello però, esatto. No, però andiamo e vediamo se c'è un autobus per Torino. Prima devo priorità è il bombi, io devo sentarmi. Ma io voglio che sì, ci sediamo e tu guardi. Allora, ma non allora, si può che tutte le volte che si fa un viaggio con te bisogna fermarsi 60 volte. Ma ci sediamo alla fermata e leggiamo gli orari. Allora, no, un attimo, perché qua c'è un momento, allora si crea un momento di tensione tra Glauco e Carlone. Allora, cosa sono taggi, le previsioni? Sedersi o non sedersi? Io posso essere d'accordo con te o meno, non è rilevante. Il discorso è che qua abbiamo priorità che per la prima volta, per la prima volta, cozzano tra di loro. Questo è il momento dell'anziano contro anziano. Allora, io vi chiedo gentilmente di estrarre una carta e di vedere quale delle due scelte, se andare a controllare gli autobus o sedere o cercare dove sedersi, vincerà. Non c'è bisogno che le tenete nascoste, potete mostrare. Allora, sette di coppe. Che comunque nessuna della vostra, nessuna delle due carte è di briscola. Ma lui ha fatto sei, infatti. Vabbè, facciamo che sì, esatto. No, sette, la carta spiego io. Se funziona la briscola, ho vinto io. Va esatto. Bene, allora, il chupa chupa è più... Com'è che si dice? Mi sfugge la parola. Sì, anche a me. Allora, è quello roba. Lo quace, è più bravo a convincere. E quindi... Basta, ti convince che la priorità è sedersi. Sedersi lì sulla pensilina. Non siete ancora alla pensilina, non si vede se c'è da sedersi. Siete ancora lì che pian piano a vedere. Vabbè, andiamo, c'è andiamo. La macchinetta. Ok. La macchinetta. Io ci scampo. Ma la macchinetta dei biglietti per andare a Torino. Stavo cercando di dire e spero che non ci sono quelle sedie tutte storte, che è un casino sedersi, si sbrizza in sono terra, sono fastidiosissime, sì, sì, le hanno fatte per quelli che non vogliono sedersi davvero, sì, per i senza tete, quelli lì. Sì, esatto. Ascolta, arrivate a sta pensilina, trovate che non c'è da sedersi, le panchine c'erano, cioè chiaramente segno di sono dover state una volta via dai vandali, c'erano delle sedute ma non ci sono più, sono i ragazzi, allora, cioè, ragazzi del quartiere, allora segnatemi tutti e due un punto fastidio subito, segnalo in alto, tu che hai già fin troppo. Allora la pensilina, aspetta, adesso io hai la scenata posso in carica. Caricare la scenata perché ho 4 punti fastidio, quindi ho la scenata in canna. Io avevo capito. Ma può essere, facciamo come dici tu, mi sì, hai convinto. Sì, anche perché abbiamo fatto così. È incredibile, ciupa ciupa. Cioè, scenata in canna. Scenata in canna. Lo dice. Poi scegliere. Devo sedermi. Allora, vai. Allora inizia a vibrare, cioè il ciupa ciupa inizia a vibrare, come, cioè, vabbè, ha una posso, frequenza posso stare quasi calmo indibile. Per alcuni minuti. Cosa succede adesso? Fatto sta che vedete che c'erano chiaramente delle panchine, ma non ci sono più. Sono state rimosse, non si sa che. Sono guardate a destra e a sinistra. Ovviamente per tipo 5 metri, perché poi la vostra vista non vi permette di vedere niente, e non ci sono altre panchine o altri posti Glauco. Comodi dove sì, è vero, è Glauco, è Ciupa. Vero, bravo. E non si vedono altre, si vedono in lontananza degli edifici, ma non si vedono immediatamente lì nelle vicinanze delle panchine. Potete ovviamente, vi ricordo timidamente, che comunque siete la pensilina che vi permetterebbe di prendere un autobus che magari vi porta a un museo, dovete ancora controllare. Allora, guardiamo gli orari. Cosa vuol dire? Perché l'autobus è una sedia. La filovia? L'autobus è una sedia. L'autobus è una sedia. È vero. L'autobus è tante sedie. È tante sedie. Una sola è una bicicletta. È un monobus. È vero. L'autobus è come molte biciclette. È vero. No, guardiamo. È saggezza popolare questa. Si come si dicevano passa. Gli egizi. Se no. Quali egizi? Esatto, è una quali battuta. Quali egizi? Me io glielo dico perché Carlone lui ci crede a tutto. Io non ti prendo in giro su tuo nipote che si inventa le fricole. Le fricole? Cosa? Le fricole. Quelle si mangiano a febbraio. È quello che dicono a Casale Monferrato, no, questo. È no, proprio una si parola. Mangiano a carnevale. Non esiste questa parola. Vabbè, le fregole le mangio sempre. Le fandonie. Allora, le fandonie, no, effettivamente, perché sono intollerate da effettivamente, quello che dice Glauco fa brezza un attimo nel tuo cuore, perché... Allora, tu sei ancora lì che vibri, veramente, però, preso da... Però, se guardiamo e c'è un orario che arriva presto le sedie... Allora... Voi avete un orologio? Avete, sì. Perché tu hai un telefono, ma è da vedere se sai leggere l'ora sul telefono. Ma intanto c'è ancora la luce accesa, non so. Il telefono si sta scaricando velocissimamente, però ha ancora della carica, la luce è sempre accesa. Te lo metti in tasca facendo senza fare niente, ok, perfetto. Qualcuno di voi sa l'ora prima io di tutto? Io ho un orologio a taschino. Da quando? Beh, da tantissimo anni. Beh, effettivamente da una creatura ancestrale ha sempre a tirare fuori il tuo orologio d'oro.
stai buono per un attimo, Carlone, andiamo avanti, ti prego. Se non lo sediamo fra un attimo scoppia. Ma però effettivamente lui è lì sul punto di fare una cenata. No, allora tiri fuori il tuo orologio, guardi l'ora, ok? Controllate gli orari sulla pensilina. Allora, gli orari sono scritti veramente in piccolo. Io ho il monocolo comunque. Tu hai il monocolo? Allora, tecnicamente non ce l'avresti, ma è anche vero che hai fatto un disegno molto bello e sul disegno c'è un monocolo. Quindi perfetto, allora controlli gli orari e vedi che tra 10 minuti passa un autobus. 10 minuti sono un niente, ma sono un'eternità per un anziano. Ciupa. Quindi 10 minuti. Pensa alla morte. Alla morte è una frase pesante da dire al ciupa. Voglio dire. Fare un tiro di riuscire a farlo pensare alla morte per 10 minuti. Rompere completamente. Ti prego. Cosa succederà dopo? Allora, tu vuoi convincere, allora tu vuoi provare a convincere Carlone a pensare alla morte per 10 minuti, giustamente, inutile che fai il gesto, non ce l'hai il potere. Devi convincerlo a pensare alla morte per 10 minuti. Però in realtà vedo che nessuno dei tuoi descrittori. Quindi, no, ho imbroccato dove era l'uscita. Allora, oddio, sono successe cose nel frattempo. Però ho fatto esplodere un coccodrillo. Allora, c'è anche da dire che puoi provarci a convincerlo, però non è detto che tu ci riesca. È una strada che ti senti di percorrere, sì. Questa. Con fastidio, e si segna un punto fastidio, provi a convincere il ciupa e il Claude. Basta lanciare le carte, Dio buono. Scelgo te. Basta lanciare bastoni. Le carte. Un 3 di spade. 3 di spade. 3 su 10 punti. Ah, occhio, perché il 3, esatto. Non di briscola. Allora, allora hai estratto un 3, non di briscola. Allora, intanto, cioè, segni altri 3 punti fastidio. Che scenata in canna. Quindi è costretto a fare una scenata perché no. Tipo va oltre il counter del fastidio. No, vuol dire che può farla subito o può farla al prossimo giro. Ok, va bene. Allora, cioè, anche tu avete tutti e due la scenata in canna. Vibriamo. In più, allora, è anche il momento di uno sproloquio. Cos'è? Allora, sto giro qua, senza editing, ve lo dico proprio così subito. Allora, a volte qua, momento che mi tiro fuori dalla partita, faccio il narratore. Non succede mai. State zitti, è voi che state ascoltando. Vuoi bere dell'acqua? Allora, a volte... No. Allora, quando si estrae un 3, non di briscola, come è successo adesso, un anziano può fissarsi su un argomento e decidere di parlare solo di quello. Bisogna estrarre un tema. Quindi adesso vediamo su cosa ti fissi. Allora, abbiamo un 4 di coppe, perché stiamo complicando ulteriormente. Questa cosa è già complicatissima. Allora, 4 di coppe. Ci siamo chiesti a un certo punto, chissà se ci mettiamo mezz'ora, se diciamo in 2 ore siamo alla fine. Allora, però wow, è complicatissimo, perché allora, adesso ti dirò i temi, tu per tutta questa scena, diciamo qua, quando siete alla pensilina, qualsiasi conversazione dovrà vertere intorno a questo tema, perché tu ti fisserai, avrai questo sproloquio, allora ti faccio anche scegliere, con il 4 di coppe tu mi puoi scegliere tra... principianti in generale come concetto, pavimenti scivolosi o robot. Quindi scegliene uno, Glauco. Robot, perfetto. Allora, non hai convinto coso, com'è che ti chiami tu? Ciupa. Carlone. Carlone, Claudione. Carlone, non hai convinto Carlone, ma in più inizia anche a sproloquiare. Si inizia a sproloquiare. Perché tu è tutto sempre. Cioè, io non la sopporto questa cosa. Da che c'è stato e l'avvento tecnologico, e i telefonini, e le lucette in tasca. Nel frattempo Claudione c'ha, no, Carlone c'ha una tasca luminescente, esatto. Con il playface e tutta quella roba lì. Vengono tolte le cose che servono alle persone. Se ci fossero state le stupide panchine adesso, non questi 4 buchi e questo schermo con i cosi piccoli, lui sarebbe tranquillo e potremmo aspettare. Non c'entra vero questa roba. Perché è tutto fatto per le persone che hanno fretta. E non possono aspettare. Ah, robot in senso lato, cioè robot... le intelligenze articolate. Tutta quella roba lì. Quelle sono un problema. Cioè, quelle sono un problema. Ma perché non si può stare? Cosa, cioè, un conto è la magia. ti stai lentamente calmando. Sta parlando. Scusa. Un conto è la magia. Ma basta con questa cosa. Allora, c'è da dire. I robot. E tutta quella roba lì in tasca. Ma quindi con robot li intendevi in senso lato o robot proprio fisico, nel senso delle macchine fatte a figura umana? Ma è che come
lo chiami il telefono. Robot in quel senso. Ok, ok. C'è da dire che questo sproloquio stranamente sembra calmare più che altro perché questo robot qua che c'ho in tasca, anche prima ho provato a usarlo, gli ho fatto la luce in faccia, hai visto cosa è successo? Ma lui non voleva, io lo conosco comunque l'olio, Tutto questo sproloquio che a voi sembra durare un battito di ciglia dura 10 minuti, l'autobus voi non ve ne accorgete neanche, ma praticamente si manifesta di fianco a voi, di colpo vi trovate di fianco l'autobus. Non avete controllato bene la pensilina, però di fatto vi trovate di fianco un autobus. Le porte si aprono proprio accanto a voi. Aspetta, saliamo. A chi vi stai parlando? Al conduttore. Ah, ho capito. Va bene. La prima cosa che si dice quando si aprono le porte di autobus è aspetta. Volevo solo capire se stavi parlando con la portiera dell'autobus. Okay. Entra e guarda se ci sono le sedie. Si vedono già da fuori, l'autobus è vuoto. Io non ci vedo. Completamente vuoto. Pieno di sedie. Vuoto di esseri umani, zero robot. Entriamo, solo sedie. Entriamo e poi vediamo. Vai. Okay. Allora salite. Grazie, appena salite, ovviamente. Grazie. Allora, tra l'altro, il conducente, non il conduttore, il conducente vi ignora completamente perché dice: ah, i classici che salgono qua alla casa di riposo di Green Oaks. Voi salite, vi sembra di fare velocissime. In realtà ci mettete talmente tanto che appena l'ultimo di voi mette il piede all'interno, per dire che ci mettete un po' a salire quei due scalini, le porte si chiudono alle vostre spalle e l'autobus parte verso destinazione ignota. Ah, però potete sedere, se io è pieno. Prima mi siedo. Va bene. Posso usare quello là degli anziani che c'è scritto anziani e donne in gravidanza, perché io sono un anziano. È vero. E basta, donne in gravidanza. Non tutte e due. No, non solo l'anziano. Poi posso, allora mi metto. Allora, sono un po' stanco, sono al limite, calmo, ma dove va questo autobus? Che tu sai dove vanno gli autobus? A Torino. Lo sai? Sì. Dai, come lo sai? Gli autobus vanno a Torino. È una giusta osservazione. È vero. Da Green Oaks ho preso un autobus e sono andato a Torino. Da Green Oaks c'è un solo autobus che parte da davanti e va in centro a Torino. Per fortuna Green Oaks. Io volevo fare la sala della Spezia, però. Di questa cosa ti sei già dimenticato. Esatto. Solo un vago ricordo, ogni tanto ti torna in mente la Spezia come concetto astratto. Sì, mia zia. Ma non ti ricordi ben più. È morta. Esattamente, perché c'è di buono che Green Oaks, nonostante il nome un po' esotico, è in realtà lì subito fuori da Torino. È praticamente l'interland torinese. Quindi questo effettivamente, per puro culo, caselle, possiamo dire. Green Oaks. Sono lì di fianco. L'autobus entra effettivamente nella periferia torinese. Ora, voi non ve ne rendete pienamente conto. Vedete semplicemente che l'autobus inizia ad avere dei... cioè, dai finestrini, vedete. No, non vedi la mole. È una fabbrica. Carlone, non è una mole. Quella è la mole. Poi vedete degli edifici fuori e l'autobus, appunto, si addentra nelle vie torinesi. Non ha ancora fatto fermate. Siete seduti... ma non sapete quando sarà la prima. Ma tu sai quando dobbiamo scendere? Sei tu che devi andare al museo. No, allora, innanzitutto ci andiamo insieme. Ti ho chiesto, non ti devi arrabbiare, ti ho chiesto se tu lo sai quando dobbiamo scendere. Che se no mi alzo e chiedo al conducente. Io so molte cose, ma voglio stare un po' seduto. Va bene. Tu alzati e fai le tue robe, che io guardo se riesco a spegnere la luce. Quindi cosa vuoi fare? Nel frattempo il telefono segna tipo il 12% e la luce continua a essere. Il telefono è caldissimo, ci fai cuocere un uovo sopra praticamente. Lo appoggio un attimo sul sedile perché... Va bene, Carlone armeggia col telefono, no. Tu cosa fai? No. Esatto, ricetta per il disastro. Il telefono è incandescente, appoggiato sulla poltrona, sul sedile lì di fianco. Glauco, tu cosa fai? Ti alzi e vai verso il conducente? Mi alzo. Io comunque, in quanto ex creatura mistica, comunque ho una certa prestanza fisica, quindi... Tu cerchi sempre di buttarci dentro nuovi poteri. Vabbè. Costruisco in pensione. Cioè, sono comunque ben messo. E ho una meravigliosa haute couture addosso. Hai un cappello con le piume che era un prop scenico di teatro. Okay. Va bene. E arrivo con il baffo arrotolato e riesco ad arrivare dal conducente e gli chiedo: ma per il museo egizio dove dobbiamo scendere? Allora, cioè, tu rivolgi queste parole sbiascicate, non è un robot, tu rivolgi queste parole sbiascicate al ubriaco, no, sei in molti anni, al conducente
che però ti ignora completamente. È un robot. Non è un robot, ma ti ignora completamente. Vedi dalle sue fattezze, che sono un po' medio orientali, diciamo, perché lo vedi perché sei veramente molto vicino, ti lancia un'occhiata così di sfuggita. Scusi. Ti lancia un'occhiata di sfuggita, ma poi continua a guidare. Nel frattempo, tra l'altro, notate che se prima l'autobus sembrava entrare nelle vie cittadine verso il centro, in realtà sta prendendo un'altra strada che porta di nuovo fuori dalla città. La destinazione non vi è chiara, però lui non ti risponde, ti ignora. Il museo egizio, noi dobbiamo andare al museo egizio. Dici che dobbiamo andare al museo egizio? Io lo sto dicendo. Aspetta, Ciupa. Sì, sì. Il museo egizio, dove dobbiamo scendere? Lui si gira, ti rivolge un'altra occhiata, quasi schifata, scusi, giudicante, e poi torna a guidare, ignorandoti completamente. C'è qualcosa, respiri che c'è qualcosa di strano nell'aria. C'è qualcosa che non va. Faccio una divinazione. Non puoi fare una divinazione. Sì, ma aggiungiti un punto spocchia, no! Però per come l'hai detto. No, spocchia è positivo. Okay, no, spocchia è positivo. Okay. Qua. Allora, torno indietro. Qua. Comunque, lei sappia che è estremamente sgarbato. Non rispondere alle persone. Vieni qua! Arrivo! Vieni qua! Un attimo. Ma secondo voi... Cioè no, secondo voi fare questa puntata dove urliamo tutto il tempo si capirà qualcosa alla fine? Chi lo sa? Ok, è una non giusta... è importante, okay. Guardate il viaggio, se vuoi faccio una divinazione. Vieni qua! Sì, sto arrivando. Ce l'hai tu i biglietti? No? Non ce l'hai tu? No. In compenso le tasche piene di gettoni. Esatto. Tieni questi gettoni, compro i biglietti. Ho capito, ma non mi sta parlando. Però adesso hai dei gettoni in mano, potresti effettivamente... Carlone comunque nella sua... Carlone è una persona generosa, voglio dire. Ex spacciatore. Se c'è una cosa che sono gli spacciatori ora sbirri, hanno un cuore grande, voglio dire. Quindi ti dai i gettoni... E lo sa lui perché è appassionato di anatomia. E dopo un po' di borbottio, cioè tu ti ritrovi di nuovo lì in mano con sti gettoni qua... Senza sapere bene cosa fare. Biglietti torno, non ne avete effettivamente. Torno, okay. Torno, dico. Sì. Scusi. Sì. Aspetta che si ferma, sta guidando. Ma non posso aspettare che si fermi, noi dobbiamo scendere. C'è scritto non guardare il conducente. Non so cosa c'è scritto bene. Allora sì, gli porgi queste manate di... Sono di autobus. C'era il tram sotto casa. Gli porgi queste, bussando sul vetro insistentemente, gli va porgendo di tutti questi gettoni. Lui semplicemente si gira verso di te e ti dice, voi sarete i prossimi sacrifici. Poi si rivolta di nuovo verso la strada e continua a guidare. Cos'è che ha detto? Non lo so, vieni qua, dimmelo. Allora, è un po' stanco, vi guardo di nuovo e a voce più alta dice, voi sarete i prossimi sacrifici. Continua a guidare e vedete che la strada che ha preso il mezzo su cui vi trovate conduce, appunto, su questa strada verso il cui, come cazzo si dice, in fondo alla quale via, suddetta, si trova un museo diverso da tutti quelli che avete mai visto. Un vecchio edificio. Ma è il museo degli Egizi? Who knows, voglio dire. Però fatto sta che questo, l'autista vi ha pronunciato queste parole inquietanti. Secondo me ci ha preso per dei forestieri. Allora. Non ha capito. Sacrifici, non so cosa intende, se è una roba che devono mangiare... A Torino. Ma avrà a che fare con gli dèi. Dice il cibo tradizionale. Sacri. Fici? Sì. Gli edifici? Sacri? Le piramidi. Piramidi? Quali piramidi? Lui parla sempre le piramidi. Ho vissuto. Certo, ma lui, allora. Ci ho vissuto dentro. No, l'Egitto non esiste. Guarda che quella piccola è che lui dice... Allora, è anche da dire che piramidi ce ne sono in tutto il mondo. Può essere io che tu per non... piramidi conosco una perché mio nipote è andato a Roma. Bravo, bravissimo. Ho già sentita questa storia. Allora, una volta mio nipote è andato a Roma, ha mangiato un panino buonissimo ed era, ha visto anche una piramide. Mentre cianciate di queste cose completamente prive di senso, l'autobus arriva davanti a questo edificio solenne, grigio, imponente, accosta, apre la porta... Il conducente di nuovo si gira verso di voi e indicando la porta ora aperta dice andate. Siamo arrivati al museo. Compra i biglietti dell'autobus. Ma no. Arriva, è fermo l'autobus. Sai cosa sarà il sacrificio? Io sono l'abbonamento. Costano adesso quelli, sono bei sacrifici. Sarà uno sconto per i vecchi. Non so se mi serve. L'ultima volta che ho usato la filovia è stato il novembre scorso. Hai sentito essere novembre quando dicevano che i primi giorni del mese i musei sono gratis? Sarà quello per gli anziani. Ah, il sacrificio nel senso che il biglietto è gratis?
Sacrificio. Nel frattempo la portiera è sempre aperta e il conducente, che inizialmente aveva un'aria estremamente inquietante, adesso è solo un po' spazientito perché questa cosa si sta protraendo per dei minuti. Dai, scendiamo, lui è lì con aria inquietante che vi dice andate, però adesso si sta anche un po' rompendo le scatole perché non accennate a muoverti, allora, e a muovervi. La porta comunque è aperta dell'autobus e siete davanti a questo edificio. Allora, tu che ci vedi bene, cosa c'è scritto sull'edificio? Museo. Effettivamente sulla facciata museo. C'è scritto museo. Noi dovevamo andare al museo egizio. Ora ti faccio vedere la storia della mia famiglia, certo, di dove sono nato, certo, e di tutte queste cose. Bellissimo. Infatti museo egizio. E qual è le due parole che manca? Egizio. Come se non esistesse l'Egitto. Effettivamente. No, perché a Torino lo sanno tutti che il museo da visitare è quello egizio. Nel frattempo il conducente, scusa, mi sta chiamando il museo del cinema di Torino. Domanda per fare questa gag, stai veramente usando il tuo telefono o fai solo il gesto? Ho lasciato il telefono, arrivo subito, torno sull'autobus. No, non siete. Allora, nel frattempo, in tutto questo, mentre voi parlavate, il conducente è arrivato alle vostre spalle e vi ha spinto giù in malo modo. Ma voi eravate talmente, presi dalla vostra, dal vostro questionare, che a un certo punto vi trovate davanti ormai all'ingresso. Non sapete neanche come e quando siete scesi. Siete davanti all'ingresso, non c'è nessuno in giro. E lui non ha il telefono. E non lo sa. I gettoni miei, dove li hai messi? Io li ho i gettoni. Ah, vabbè, a posto. Beh, però siete davanti all'ingresso di questo edificio. Museo. C'è solo museo. Vabbè, entriamo. Chissà se abbiamo i sacrifici anche qua. Allora, secondo me, entriamo, ti facciamo vedere che l'Egitto non c'è nel museo, e se nel museo non c'è l'Egitto, dimostrato che l'Egitto non c'è, non esiste, giusto? E poi chiamiamo mio nipote, descriviamo mio nipote, mandiamo una lettera. Vabbè, ci saranno delle cartoline. Che strano che non si può mai sentire questo nipote. Ma cosa c'è? Mio nipote esiste. Casualmente. Io ero così preso da tutta questa cosa che mi sono dimenticato di narrare andare avanti con la storia, perché ero veramente come essere al cinema. Vabbè, comunque. Io vi ho semplicemente detto, siete davanti a questo edificio, e questa è la cosa bella. Ho detto, boh, ma entreranno, no, siete ancora lì davanti, okay, e parlate. Ti faccio una domanda del giocatore. Sì, sì. Ok. Secondo te, siamo a metà o dopo? No, secondo me siete all'inizio. Ok, cioè, perfetto. No, metà, una metà scarsa. Via. Okay. Sì, una quindi metà scarsa. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere al museo egizio? Scopritelo il prossimo mese o il mese la prossima speciale che esce. Ma soprattutto sul GDR. Fatemi controllare una roba, perché allora noi... Ah no, beh, sì, qua stanno registrando da tantissimo. Sono un'ora e mezza. Ah no, sono 1:45. Ok. Ho detto ok, va bene. Quindi scopritelo nel finale di... L'avventura al museo egizio. L'avventura al museo egizio. Punto di domanda.